Lui ha detto sì. Stavo pensando ad una cosa che io vi faccio magari vedere nelle storie mentre lavoro, mentre faccio cose, ma non vi ho mai mostrato, diciamo, il luogo dove passo la maggior parte del tempo, magari a fare dei piccoli lavoretti e cose così. C'entra anche con il giardinaggio, ma anche molte altre cose, ovvero non vi ho mai mostrato, magari ho fatto un tour del mio laboratorio, mini laboratorio, perché poi è veramente un buco, però all'interno c'è tutto quello che serve, a mio avviso, anche troppo. E quindi ora, assieme al mio fidato collaboratore, che dorme sempre, faremo un mini tour. Quindi niente, procediamo. Ora, dall'entrata, ovvero dalla porta, su cui sono appese un po' tutte le varie corde che possono servire durante i lavori, corde nuove, elastici, questi possono essere molto molto utili per legare cose, fissare cose, tracolla per decespugliatore, nuova, mai utilizzata, anche perché queste cose qui non le uso. Ovvero la tracolla per il decespugliatore, altre corde, un po' di chiavi e poco altro. Ecco la paletta per pulire e giustamente la scopa. Per quanto riguarda la parete, ascia e un acquisto che in teoria non mi pento di aver fatto o che abbiamo fatto, ovvero il multifunzione molto molto cinese. L'ho usato poche volte, diciamo che era abbastanza comodo anche se molto molto pesante. Integrato c'era l'attacco per il decespugliatore che ho da qualche parte, il togliasiepi che mi si è rotto perché ho beccato un fil di ferro in una pianta, quindi si sono rotti gli ingranaggi e la prolunga, che non mi ricordo, sì, la prolunga. E quindi questo penso che ormai passerà a miglior vita. Altra cosa è la diciamo elettrosega telescopica, molto molto basic, molto molto made in China da Black & Decker, sempre a filo, però diciamo per fare qualche taglio in alto ci può stare, anche se chiaramente pesa molto. Passando qua da questa parte, cioè comunque nella scorsa settimana ho fatto un po' un lavandino giusto per pulirmi le mani, sgrassarmi le mani, quindi sapone, tiro freccette perché giustamente cosa fai qui? Non ti metti a giocare freccette e un po' tutto l'impianto dell'acqua molto molto autocostruito, tanica dell'acqua, semplice, apri il rubinetto. Giusto un rivolo d'acqua, giusto per sciacquarsi le mani con un po' di sapone. Però la cosa carina è che abbiamo anche l'acqua calda. Quindi aprendo uscirà acqua calda, devo dire anche troppo bollente, perché questa cosa qui è fatta tutta con una macchinetta del caffè vecchio. Quindi pompa, caldaia e basta. Di qua, procediamo di qua, su questa parete, diciamo, quelle due pareti, tre pareti attrezzate. Infatti è veramente molto molto piccolo, Non so quant'è, ma minuscolo, minuscolo. Troviamo un gatto che sta qui, mi fa compagnia. Ormai lui sta qui. Tanica dell'acqua, abbiamo detto. Il caschetto con la visiera comunque per i lavori un po' più impegnativi sulle piante, con le piante. Cassettina delle forbici elettriche di cui trovate una recensione sul mio canale, magari vi lascio il link in descrizione, adesso non la riesco ad aprire perché comunque comunque lì dentro ci sono le forbici elettriche della Val Garden, macete. Bello, macete mio. È veramente molto bello comunque. Un po' di accessori vari per il decespugliatore, qui troviamo un po' di membrane, un po' di cose. Sgrassatori, verde rame. Sgrassatori.
Poche cose. Sì, dai, più o meno membrane, sapone, sacchi, così. Lubrificanti, cose così. Sul banco, oltre al gatto, ci sono comunque le due motoseghe, quelle da potatura. Questa l'avete vista in un video. Bellissima, la mia preferita, devo dire. Veramente la mia preferita. E di questa comunque vedrete un video o forse lo avete visto già in cui magari facciamo una riparazione. Le cassettiere che non mancano mai di viti, bulloncini, cose molle, non devono mancare mai. Batterie, le lime per le motoseghe comunque non devono, anche queste non devono mancare mai perché si rompono, comunque mi si rompono alle volte. Altre barre, altre catene e cose così. Qui troviamo più o meno qui si ha tutta la parte elettrica, quindi mammut, interruttori, clip per fissare i cavi, i tubi, quindi queste stanno qua. Chiavi inglesi e bussole. Ora, tralasciando i guanti che servono, anche queste ci sono tutte le varie chiavi delle motoseghe, cose diciamo per smontare candele, così. Queste non devono mai mancare perché servono come il pane nei lavori giustamente di meccanica degli attrezzi, quindi tutti i vari inserti. Ecco, ho un po' una fobia degli inserti e poi ve lo farò vedere tra poco. Quindi anche questa scatola qui è una scatola che dovrebbe allargarsi molto, anche perché qui non ci sta più, scoppia. Quindi rimettiamola a posto. Ah, chiavi inglesi, ce ne ho poche, però quelle che servono, quelle che servono. Ora mettiamo tutto quanto a posto e andiamo avanti. Lime di varie misure, quindi da quelle più piccoline a quelle medie, a quelle un po' più grandi, a quelle piatte. Poi qui ci sono proprio altri mini mini lime. Comunque, ok. Contenitore per versare oli o benzine e quant'altro, trapano a colonna, giustamente. Qui un po' una parete attrezzata con attrezzi normali, normali, diciamo. Ecco, la cosa che qui sicuramente è più utile, oltre alle cagnette, che devo dire veramente utilissime, è il flessibile a batteria, perché per magari molare, affilare le lame di raserba è utilissimo avere una cosa del genere. Ora ce ne ho altri in giro, comunque questo è il mio preferito. Poi preso su Amazon, prezzo shock, magari vi lascio il link in descrizione. Tubo dell'aria compressa che doveva stare da un'altra parte, ok? Un estintore che non è più un estintore perché è finito, lo tengo lì per bellezza. Segacci, palette, un po' di prodotti, grasso, un po' di cose. Arriviamo al mio angolo, diciamo, più o meno preferito. Qui c'è anche uno specchietto che comunque non è proprio malissimo, perché almeno se uno si vuole dare un'occhiata, lo si può fare. Quindi abbiamo detto cassa Bluetooth perché la musica serve, motosega EFCO che avete visto su Instagram, su un post. Se ancora non lo fate, seguitemi su Instagram, anche se magari adesso posto poco, ma devo ricominciare. Questa è la new entry del laboratorio, ovvero tagliasiepi, mi sembra da 60 cm di lama della squadra, molto molto, devo dire, mi sto trovando benissimo. Comunque non c'era niente da dire,
una delle secondo me migliori perché pesa poco, ha ben non so quante regolazioni comunque di preciso del manico. Comunque c'è anche l'opzione di metterlo a 45 gradi, cosa che comunque non ho mai visto perché o è a 90 gradi o 180, quindi anche 45 gradi è una cosa in più molto molto bene. E un po' di taniche olio catena, quella dovrebbe essere diesel, ma comunque adesso è vuota. Miscela con olio, quindi questa è per intenderci la tanica combinata della Di Martino. Comodissima quando si usano le motoseghe, veramente ragazzi, è comodissima perché da una parte abbiamo l'olio, dalla parte la miscela e dobbiamo portarci appresso solo questa, veramente ottima. Qui sotto al banco, comunque, lì c'è sempre il gatto. Uno sgabello da bere per il gatto. Lì abbiamo un po' di metalli, cose varie. Compressore per pulire serve sempre, quindi con varie pistole. Lì c'è un po' la parte elettronica, ma non vado a tirar fuori perché sennò sarebbe un marasma. Stufetta per tenersi al caldo e qui dobbiamo fare un po' di selezione. Quella tanica là della Stoker da 12 litri all'inizio sembrava che andasse bene, ora è un pochino così, anche se funziona, però magari ho in mente di provare altre taniche così. Questi due devono andare via, anche se funzionano, sono perfetti. Vi lascio magari il link di Facebook dove li ho messi in vendita. Quindi questi per chi li vuole ci sono, e un po' di mastelle con un po' di fili, un po' di cose all'interno. Mi sembra che c'è anche un, come si chiama? Un telo, quello ombreggiante. Poi, ok, saldatrice per fare piccoli lavori serve, sempre diciamo, non sempre, però quando serve almeno la sia. Trapani avvitatori e di qua troviamo tutto il comparto, no? Delle batterie, ovvero caricabatterie. Ego, quindi disciespugliatore a batteria. Questi sono degli avvitatori e questo qua delle forbici elettriche. E anche qui abbiamo anche una batteria. Quindi questo è il comparto carica. Di qua un po' di prese così, beccucci per taniche, coltelli, coltellini per magari andare nell'orto a raccogliere qualcosa. Servono sempre le etichette. Per quando si semina nei vasetti bisogna mettere le etichette, se no non ci ricordiamo mai che cosa abbiamo seminato. Quindi questo, ok. E qui niente un po'. Ah, questa è la zeolite cubana, ottima per l'orto, invece del verde rame. Ragazzi, zeolite funziona da Dio. Qui un po' di marasma totale perché tante le devo buttare via, veramente tante le devo buttare via, però un po' di forbici in più non sono male, non sono male. Pistola per verniciare, comunque serve. Ingrassatore che serve per le coppie con i decespugliatori e lei che adoro, ragazzi, adoro. Io adoro questa motosega perché è iconica. Ha fatto la storia veramente, solo che la devo dare via. Quindi per chi volesse lascio anche di questa il link dell'annuncio in descrizione. Funzionava, ora è qualche tempo che ferma, comunque per chi la vuole mi scriva sull'annuncio, lascio in descrizione e se la porta a casa. Altra parete attrezzata, questa diciamo che è la principale, anche se questa qua è la più grande, diciamo perché comunque è la più grande, questa è la principale.
con il banco, un po' di attrezzi vari, tutti i cacciaviti che non bastano mai, ragazzi, non bastano mai, mini mensola e morsa. Su questo banco ci ho fatto veramente di tutto, quindi direi che se ancora regge l'ho fatto bene. Ora, era un vecchio bancale, all'interno ci ho fatto due cassetti che sono un po' incasinati, dei bei cassettoni grandi, quindi pinze, pinze tronchesi, c'è di tutto, chiavi a rugola, bussola, pezzi di fili di cespugliatori, non so, pinze, ferma tutto. Servono sempre altre lime che comunque non guastano mai. E scalpelli, c'è un po' di tutto qui. Comunque, ora chiudiamo qua. Di qua c'è il mio. Le mie fissazioni, ovvero non so se a voi ci fa, ma comunque io devo avere più inserti possibile. Allora, inserti, 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 inserti lunghi, piccoli, grandi, cacciavite con inserti, altri inserti, altri inserti. Non so sinceramente che cavolo mi ha preso, ma adoro vedere gli inserti, non lo so. Qui un po' di cose, qui dentro ci sono un po' di punte di trapano, qualche cosa elettrica, punte per il ferro, ok, normalissime. Cose elettriche, ovvero la spela cavi con un po' di Faston, un po' di cose, la filiera che nei piccoli lavori magari dove dobbiamo adattare cose è ottima, perché magari facciamo un buco, poi bisogna fare il filetto e questa serve come il pane. Quindi rimettiamo un po' tutto quanto a posto e in pratica un po' di queste cose qui. Tutti i miei vari inserti. Chiudiamo questo cassetto, le due cassette autocostruite che comunque servono sempre durante i lavori. Poi passiamo al sottobanco. Pistola per le gomme, seghetto alternativo che comunque serve sempre, un tassellatore normale. Pistola sparachiodi, un po' di punte per il tassellatore e altri. Questo ad esempio è un flessibile, mi sembra. Sì, è un flessibile. Ok, qui dentro la cassetta, questa qui grande. Abbiamo tutta la parte idraulica, dove veramente ho di tutto, tutte le, qua, boh, non lo so, giunti, prese a staffa, un po' di tutto, adattatori, pezzi di tubo. Quindi più o meno abbiamo questa situazione qua. Ora, se riesco a rimettere a posto, ok. E poi comunque morsa normalissima che serve sempre. Ne abbiamo vista un'altra lì, quella un po' più piccolina, ma ok, quindi morsa grande, morsa piccola e la fila catene normale, semplicissimo, non ha niente di particolare, comunque funziona bene, affila bene, non ho pretese. E poi un po' di accette, che anche queste servono in quantità, perché
Alle volte si rompono e un po' di martelli vari. Quindi, come avete visto, è un buco, veramente un buco, però devo dire che per fare molti molti lavori è sufficiente. Questo era solo per farvi vedere comunque un po' cosa faccio, cosa non faccio. Non so se magari farò un video in cui farò vedere tutte un po' le attrezzature che ho, comunque, anche se sarebbe molto interessante. Quindi direi dal tour del mini laboratorio da da Nerino e da me questo è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli, se avete qualche domanda da farmi ci sono chiaramente i commenti, non dimenticatevi di iscrivervi e di mettere un mi piace. Alla prossima!